bruttissima notizia, perché questa notte c'è stato un grave incidente sulla linea ferroviaria nei pressi di Torino. Sono morti 5 operai di una ditta esterna, non di RFI, quindi 5 morti sul lavoro, che richiamano ai noi l'attenzione su questo tema, perché le morti sul lavoro e gli incidenti sul lavoro, che sono ancora più numerosi, non migliorano. I dati sono lievemente migliorati, ma non quanto ci possiamo aspettare. Zuello Forni è con noi, presidente dell'ANMIL, Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati Invalidi del Lavoro, e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, buongiorno a tutti. Senta, presidente, a parte ovviamente il dramma in sé, quindi la morte di questi 5 operai, l'attenzione va sul tema generale di continuare a morire sul lavoro, di chiamare tra l'altro morti bianche come se fossero quasi poco cruente. E cosa ci dice questo episodio, soprattutto qual è l'andamento degli incidenti e delle morti sul lavoro nell'ultimo anno, almeno secondo i dati disponibili INAIL? Ma come dati mortali più o meno siamo stessi livelli degli anni precedenti, insomma sempre la media dei 3 morti al giorno, che purtroppo che sono tantissimi, 3 morti al giorno, tantissimi. Oggi noi anche sulle le ferrovie non è nel primo caso, adesso magari non così, però abbiamo già avuto incidenti a Pioltello e a Corato, incidenti mortali. Quindi l'associazione sicuramente si costituirà subito come parte civile, perché noi riteniamo che ci siano delle responsabilità. Che ancora non sono chiare, ovviamente. Non possiamo accettare, possiamo accettare fatalità, insomma. Qui la sicurezza, un'azienda come le Ferrovie dello Stato, insomma, deve avere il massimo della sicurezza. Questi operai erano di una ditta esterna, non si capisce bene se ci sia stato un problema di comunicazione o meno, quindi ancora veramente è da definire, però il punto è che queste cose accadono e accadono spessissimo. È facile recuperare la catena di responsabilità, presidente? In generale, quando parliamo di incidenti sul lavoro, dipende dall'azienda, dipende, se posso permettermi, a volte anche dal lavoratore che sottovaluta il rischio. Dov'è l'anello debole, se ce n'è uno? Magari i controlli, che non c'è un responsabile della sicurezza, insomma, deve esserci proprio la massima della sicurezza. Un'azienda come le Ferrovie, insomma, noi non possiamo accettare, perché queste famiglie, che noi conosciamo il dolore di queste morti ingiuste, insomma, non possiamo che stringerci al loro dolore e far sì che non rimangano senza responsabilità. Questo quindi senza dubbio. Ci sarà i nostri avvocati, che abbiamo un team di avvocati specializzati proprio per che si, quando l'associazione si costituisce parte civile nei processi, insomma. Senta, ma dobbiamo le vedove, ai genitori e soprattutto ai figli che non vedono. Anche perché il più giovane, se non sbaglio, aveva 22 anni, quindi. Sì, il più giovane 22, ma ho visto persone di 42, insomma, persone in età ancora abbastanza giovane. Abbastanza giovane. No, le chiedevo, al di là di questo incidente, le responsabilità sono, diciamo, nell'azienda che tende a sottovalutare, o c'è anche una corresponsabilità a volte dell'operaio, del lavoratore che sottovaluta gli strumenti di sicurezza? Delle volte vengono manomessi proprio i meccanismi di sicurezza per accelerare i processi produttivi. Capita un po' di tutto, ecco. Magari più controlli, questo sicuramente farebbe bene. Bisogna trovare, noi puntiamo molto sulla formazione, ecco, dei lavoratori, ma deve esserci anche controlli e chi si deve assumere le responsabilità
che questa sicurezza ci sia e che venga applicata. Intanto rispetto all'incidente sulla Torino-Milano è stata aperta dalla Procura di Ivrea il fascicolo di indagine per i 5 operai morti, l'ipotesi di reato è disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo, tutto ancora a carico di ignoti, quindi la strada da percorrere purtroppo rispetto a questo episodio. E tanto ci sono le morti che ovviamente sono gli orizzonti più terribili che si possono verificare, ma anche gli incidenti veramente stravolgono la vita dei lavoratori. E lì di che cifre parliamo? Ovviamente anche peggiori, cioè parliamo di incidenti con operai che perdono un braccio, una mano, quindi altamente invalidanti come incidenti, per esempio. Sì, purtroppo sì. Noi parliamo di 2000 infortuni, incidenti con cause di invalidità giornaliere, insomma. Sono tre morti al giorno, ma ci sono anche 2000 incidenti, infortuni, insomma, sui posti di lavoro in Italia. Questa è un po' le statistiche. Queste denunciate, tra l'altro, i denunciati. C'è un sommerso anche rispetto a questo? Poi chiudiamo, Presidente. Beh, poi c'è anche, sì, ci sono anche i lavoratori in nero, c'è anche, che non denuncia. Sì, possono essere anche degli infortuni che non sono, che non rientrano, che non vengono denunciati, non vengono, questo Italia, purtroppo capita. Sappiamo che capita un po' di tutto. Ai noi. Grazie Zuello Forni, presidente ANMIL, Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro, per essere stato con noi, e a presto. Grazie. Ok, grazie a voi. Buona giornata.